Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di Hollow Knight, il cui gameplay loop mi ha già preso. L'audio è troppo alto per me, ok, devo abbassare un attimo. Il cui gameplay loop, dicevo, mi ha già preso. Controllo un attimo che sia tutto ok. Finalmente mi sono ricordato di andare a leggere il dialogo iniziale quando si apre il gioco per la prima volta, insomma, che diceva. Ce l'ho davanti, quindi lo leggiamo insieme. Nelle lontane lande il tuo nome con riverenza e rimpianto è pronunciato, poiché nessuno poté domare le nostre anime selvagge, ma tu la sfida hai accettato. Sotto un pallido sguardo ci hai guidati, siamo cambiati, redenti i nostri istinti, hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno si erano dipinti. Estratto dall'egida di nido sacro di Monomon l'erudita. Allora, sono quattro righe che mi fanno venire in mente più idee. Innanzitutto si tratta di un'elegia, come dice il testo stesso. Quindi è un canto funebre in qualche modo, e visto che è di Nido Sacro, è un'elegia dedicata a Nido Sacro, mi verrebbe da dire. Perché però un canto funebre per Nido Sacro? A quando si rife quando è stato composto? A quale Nido Sacro si riferisce? Quella corrente? Quella del passato, quella del futuro, non ho delle coordinate temporali per collocare questa cosa. Diciamo che però il testo di cui sta parlando sembra parlare di un momento passato di Nido Sacro prima che diventasse un postaccio, un posto morto, di morte, come può essere quello che stiamo esplorando in questo momento, e quindi il testo si potrebbe riferire al passato. Perché l'idea era, potrebbe essere che qui stia parlando del nostro protagonista, perché dice nelle lontane lande il tuo nome con riverenza e rimpianto è pronunciato, cioè magari questa roba è del futuro. Poiché nessuno poté domare le nostre anime selvagge, ma tu la sfida hai accettato, noi stiamo incontrando dei mostri impazziti, degli insetti impazziti, stando a quanto ci hanno detto gli NPC, quindi potrebbero essere le anime selvagge che noi dobbiamo domare. Sotto un pallido sguardo ci hai guidati. Noi abbiamo uno sguardo vacuo, quindi questo forse è un po' opinabile, ma insomma ci potrebbe anche stare. Siamo cambiati, redenti, i nostri istinti, istinti animaleschi quelli che hanno ora, hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno si erano dipinti. Quindi potrebbe essere una cosa che parla, un'elegia che parla di quello che sta succedendo adesso, ma cozza con la definizione di elegia, cioè. Se scrivi una roba del genere come elegia di Nido Sacro è perché ora Nido Sacro è un posto di morte, è un posto che non esiste più. Quindi potrebbe essere il testo di un bad ending, diciamo, del gioco, ok? Dove però si ricordano le gesta di questo eroe che un tempo era venuto. Ma non mi puzza un po'. Più sensato forse che si riferisca al fatto che ora Nido Sacro è come la vediamo, quindi un posto di morte e desolazione. Ma un tempo qualcuno, oppure la stessa Nido Sacro, era un nome che veniva pronunciato con riverenza e rimpianto perché ora chiaramente, cioè, si dice, ah cavolo, era un posto bellissimo, ma ora fa schifo. Poiché nessuno poté domare le nostre anime selvagge, ma tu la sfida hai accettato. Questo mi fa pensare che qua si stia parlando più che altro di un essere vivente, di una persona, tra virgolette, che ha fatto qualcosa. Sotto un pallido, perché è difficile che Nido Sacro abbia contemporaneamente accettato una sfida, guidati insetti, credo, sotto questo pallido sguardo, e abbia donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno si erano dipinti. Mi sembra più una cosa da persona, essere vivente, entità pensante. Nelle lontane lande il tuo nome con riverenza e rimpianto è pronunciato, poiché nessuno poté domare le nostre anime selvagge, ma tu la sfida hai accettato. Sotto un pallido sguardo ci hai guidati, siamo cambiati, redenti i nostri istinti, e hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno si erano dipinti. Quindi potrebbe essere un'altra interpretazione. C'era questa persona, insetto, entità, chiamiamola così, entità vivente, pensante, che era rispettata da tutti e ora è rimpianta perché non c'è più. Che accettò la sfida di domare le anime selvagge degli abitanti di Nido Sacro, degli insetti, che li ha guidati sotto un pallido sguardo. Potrebbe anche
forse fare riferimento a un volto bianco in qualche modo, perché è pallido, però è lo sguardo che è pallido, quindi forse fa riferimento a uno specifico insetto che ha lo sguardo pallido, non lo so. Comunque, sotto un pallido sguardo ci hai guidati, siamo cambiati, redenti i nostri istinti, hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno si erano dipinti. Allora, questa cosa in realtà mi fa quasi non sfondare la quarta parete, ma aggiungere un layer di interpretazione. Forse non devo dare per scontato che questo sia un mondo di insetti. Cioè, non è che ci sono insetti al posto delle persone perché è scelta stilistica. Magari stiamo veramente esplorando un formicaio, faccio per dire, in cui un tempo c'erano degli insetti che erano insetti come i nostri, ok? Quelli del mondo reale, diciamo. Ma che ora, sotto la guida di questa entità, questi sono cambiati, si sono redenti gli istinti, come a voler dire... abbiamo capito che prima eravamo semplicemente scusate, c'ho questa tosse secca e residui di mal di gola e non vanno via. Prima eravamo semplicemente insetti dediti ai loro istinti primordiali di natura, ma ora siamo cambiati, ci siamo redenti, quasi come se fosse una religione, come se fosse un peccato comportarsi secondo natura. Hai donato a bestie e insetti, che un po' richiama l'idea di eravamo esseri selvaggi senza una morale, senza una ragione, un mondo che neanche in sogno si erano dipinti, quindi qualcosa che era impensabile. Come per noi potrebbe essere impensabile che una roba del genere, come gli insetti che hanno fondato una società e che combattono come cavalieri umani, tra le altre cose, che commerciano e quant'altro, è qualcosa di impensabile. Quindi può darsi che nel passato della lore di Hollow Knight sia, oppure sto sparando la cazzata più grande dell'universo, non ne ho idea, però diciamo rileggendo, mi faceva piacere rileggere il dialogo per provare a buttare lì qualche idea. Può darsi, dicevo, che nel passato quindi la lore fosse semplicemente tutti insetti, è successo qualcosa, è arrivato qualcuno di strano, forse uno scienziato umano anche potrebbe essere, non lo so, che ha trasformato tutti gli insetti in esseri senzienti, in qualche modo dotati di volontà e di libero arbitrio, di libero pensiero anche, però poi è successo qualcos'altro, una catastrofe in qualche modo, che li ha ritramutati in esseri che agiscono solo di istinto, forse qualcosa anche di peggio, perché hanno comunque il ricordo di una... di aver avuto la ragione in qualche modo. Un po' come i non morti o quello che sono di Dark Souls. Ora vabbè, perché ci ho giocato recentemente, quindi ho un po' il ricordo del gioco, ma è normale, cioè noi esseri umani ragioniamo per associazione di idee. Dove voglio andare? Ma io andrei verso il canyon nebbioso in realtà. Fottiti. Vabbè, cioè, senti. Ok. Qua posso accelerare in questo modo la cosa. Allora, qua c'ero stato ma non riuscivo a fare nulla, vero? Può darsi che la parte di oggi duri un pochino di meno, raga, perché sto giocando in un momento in cui sono un po' stretto con i tempi, però dovrei riuscire in maniera molto precisa a rientrare dentro l'ora di registrazione, che è un po' sempre il mio cazzo di obiettivo. Vediamo. Fanculo. Non mi riesce. Va bene, torno indietro, come non detto. Più che altro perché non so se... Non c'è un osso del ritorno in questo gioco, eh. Ah, ma posso ucciderle! Ah, ma allora è un altro gioco, aspetta. Anzi, aspetta per davvero. Ok. Cazzo! Che è successo?
sono morto? Mi sembrava di avere 2 di vita. Per questo ero così sicuro di me. Soprattutto lui è morto o esploso in un modo che non mi aspettavo, ma penso sia normale. Allora, se ho paura di morire mentre lui è ancora in vita, diciamo, questa mia ombra, una cosa che mi fa ancora più paura è scoprire cosa accade se... Porca troia, ma mi... Fa il cecchino quando lo ammazzo e mi fa 2 di danno. Non mi ero sbagliato. Devo fare molta attenzione. Questi preferirei non ammazzarli allora, dove possibile. Dicevo, una cosa di cui ho ancora più paura è venire ammazzato dalla mia ombra. Spero ci sia un coleottero qua intorno, perché sto andando completamente a caso e vorrei una mano. O un coleottero o qualcuno che mi dia una mappa. Questo è il Soul Art, vero? Wow! Un'abilità? No, sigillo di nido sacro. È un... talismano, mi viene da chiamarlo. Invece si chiamano amuleti. Beh, più o meno siamo lì, però... Non è proprio la stessa cosa, ma non è qua. Oh, seme vitale. Piccolo seme irrequieto pieno di sangue vitale che può essere estratto e consumato per le sue proprietà curative. Ok. Oh, sigillo di Nido Sacro. Il sigillo ufficiale del reame di Nido Sacro simboleggia l'autorità del re e dei suoi cavalieri. Quindi c'era pure un re dei cavalieri qua giù, ok. Beh, reame di Nido Sacro, sì. È una reliquia dell'antico Nido Sacro. Questo oggetto non ha molto valore, tranne perché è interessato alla storia del reame. Quindi ho una reliquia, non ho un amuleto. Oh, l'ho detto bene, amuleto. Beh, a qualcosa servirà. E potrebbe anche essere più importante di quanto non si possa dire all'inizio, però... Prego, datemi una panchina o qualcosa. Se muoio qua, dubito di riuscire a tornarci. Qua mi serve un'altra abilità tipo di salto a parete, mi sa. Te sei innocuo, vero? Sembra di sì. Dove sto andando? Nei recessi più anfratti di... Cazzo. Devo tornare indietro? No, dai. Dimmi che posso fare questo. Però non mi fa danno, quantomeno. Devo tornare indietro. Bello. Allora, questa è croce e delizia del gioco per il momento. È una cosa che mi piace e mi infastidisce allo stesso tempo. Non so come altro dirlo. Ora lo spiego quando sono in una zona più tranquilla, scusate. Godo. Il fatto che tu non sappia dove devi andare valorizza il riuscire a trovare un posto in cui proseguire l'avventura. Allo stesso tempo è frustrante arrivare in un posto che non conosci, magari che hai raggiunto con difficoltà, solo per scoprire che non era lì che dovevi andare. E poi, vabbè, questa cosa è frustrante, punto e stop.
anche considerando che mi è andato via un soul art. Ci vorrebbe quel trinket di Isaac, com'era? L'Hollow Heart, che ti faceva consumare prima i cuori rossi e poi soul art e tutto il resto. Ah, posso anche tornare su, tra l'altro. Scusate, perché c'era un posto che non pensavo di poter raggiungere, invece posso. Qua proprio no, non si può fare nulla. Mi serve tipo la resistenza all'acqua, credo. Qui, allora. Siamo comunque in una zona marina o similtale. Non so se ci sono insetti che sembrano meduse nella realtà. Oppure se questa è una libertà artistica, diciamo, che si sono presi quando hanno fatto il gioco. Ok, meno male. Questo è il simbolo del coleottero. Credo. Sì, stazione della regina! Te ti abbiamo già incontrato, vero? No. Però sembri uno che abbiamo già trovato. Forse al lago dopo aver battuto Hornet. Non è incredibile, proprio non mi aspettavo di trovare una gigantesca stazione dei coleotteri oltre la nebbia. Gli insetti di nido sacro dovevano essere abilissimi per essere riusciti a costruire delle strutture imponenti tanto lontano in queste terre selvagge. Sembra che le creature pericolose nei dintorni non siano ancora riuscite a farsi strada fin qui. È il posto ideale per riposarsi un po'. Qui però qualcuno è morto. Esatto, è Quirrell, l'avevamo già incontrato. Riesci a immaginare come fosse questo posto un tempo? Orde di insetti che viaggiavano per il reame, il suono delle campane dei coleotteri, la stazione animata e piena di vita. Ora solo gli esploratori come noi sanno della sua esistenza. Immagino sia un privilegio, quindi probabilmente sì, l'Elegia è per l'anido sacro di adesso, visto che tutti si ricordano dei bei tempi andati in cui questo posto era pieno di vita. Immagino sia un privilegio poter apprezzare questi luoghi, anche se nel loro declino. Sì, 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 va tutto a rafforzare la cosa. Quindi c'è stato qualcuno che è venuto qua e ha trasformato gli insetti da bestie a esseri senzienti. Questa è la mia bet in questo momento. Forse anche se è fievole. Comunque è arrivato qualcuno e ha fatto qualcosa di importante, questo sì. Forse anche se è fievole si sente ancora l'eco delle campane. Chi lo sa. Boom, spacco tutto. No. Oh, calma. Ehi, ehi! No, quello è un pezzo di coso! Oddio! O di maschera o di ricettacolo. Che per ora non posso raggiungere, ovviamente. Tanto. Ehi, salve! Ciao! Willow! Bellino o bellina, non lo so. Oh, sei venuto in cerca di delizie e mi sono imbattuta, ecco infatti, in un piccolo fungo unico che cresceva proprio sopra di noi. Si trova solo in questa stazione, ha un sapore semplicemente divino. Ok. Però non c'è coleottero qua. Un tempo questo posto doveva essere ricco di attività, vista la sua posizione fra due terre. Declivi nebbiosi da un lato, crescite bulbose dall'altro. Nessuna di quelle due aree sembra essere particolarmente accogliente, quindi finché continuerò a trovare delizie penso proprio che rimarrò qui. Torna pure quando vuoi, anche se mi piace la calma di questa stazione, un po' di compagnia fa sempre bene al morale, vero? Io volevo il mio coleottero però, devo essere onesto. E mi diceva che era qua, e invece non c'è. Forse è più sotto. Sono due cartelli, ok. Panchina, godo. Mi aggiorna la mappa comunque? No. 300 cosi, no, 120. L'altra volta erano 140, mi sa, però. Oh, posso comprare una chiave? Ehi, ah, ok. Vada bello come arriva. Fiero. Vabbè sì, ok. Un po' di flavor text, era forse roba nuova, ma insomma. È contento del nostro lavoro di riapertura delle stazioni di Nido Sacro.
Dash possiamo cominciare ad andare un po' più veloce. Patmos, Gio! Allora, ti prendo questa. 1800 per la prossima. Bene. Poi c'è anche il frammento di non mi ricordo cosa, ma insomma. Le mie conoscenze su Nido Sacro possono essere un po' vaghe, però mi sembra di ricordare che sotto queste caverne frondose si trovi un bosco di funghi. Forse da lì che proviene il fungo che piaceva alla nostra amica? Una volta era la casa di creature pacifiche, non del tutto insetti e non del tutto piante. Sarebbe il caso di darci un'occhiata, non trovi? Purtroppo c'è un inconveniente, il puzzo di quel luogo è terribile. Ok. Pappanata? Segnalino gettone. Questi segnalini sono nuova aggiunta al negozio. Puoi usarli per segnare punti interessanti sulla mappa. Questo colore di scritta mi fa pensare alle ricerche dei tesori sotterranei. Certo. Scintillante. Il materiale che ho usato per questo colore è piuttosto raro, perciò costa un po' di più. Ok. Te li verrò a comprare presto. Che scuola è dove villaggio? Ah sì, questo l'aveva già detto. No, ehi. Smetti di lamentarti e torna giù allora invece di star qua a non far nulla. Ammessodo. Stazione della regina. Si chiama così la stazione in cui siamo finiti. Comunque, secondo me devo tornare su subito, perché lì probabilmente trovo il cartografo. Ha senso, più vai in basso, più ti addentri nei... Ho perso le maschere blu. Perché? Nei recessi di questo luogo. Qua serve un'abilità che non posseggo. Per arrivare là, verosimilmente. Sento un eco che sembra le voci delle persone alla stazione. Caverne fungine. Aspetta. Per questa volta, per questa parte, dedichiamoci solo a questa zona, se possibile. Qua cosa c'è? Canyon nebbioso. Ma salve. Oh, Bakura Finedo. Mille belle. La banchiera. Salve caro, ero sul punto di chiudere e andar via. Probabilmente posso depositare i geo e non perderli quando muoio, prima che arrivassi tu. Io offro servizi bancari, se la cosa ti interessa. Perdere dei geo è terribile, e non è improbabile che accada se li porti sempre con te. Il mio caveau è molto più sicuro, in tutti i miei anni da banchiera non ho mai perso un solo geo. Magari stavi pensando di aprire un conto? Voglio sbloccare tutto del gioco, quindi sì. Sei un tipo sveglio. La prossima volta che un mostro avrà la meglio su di te, sarai contento di sapere che i tuoi geo sono al sicuro nel mio caveau. Però devo passare da lei, immagino. Iniziamo pure la transazione. Sì, infatti. Limite danaro. Vabbè, te li deposito comunque, giusto per... Ne sono rimasti 5. Ah, solo a botte di 50, ok. Allora, arrivederci, sii prudente. Beh, è una buona cosa in realtà. È accanto alla stazione, quindi nel momento in cui trovo una stazione dei coleotteri posso andare a depositare quanto ho guadagnato fino a quel momento e non perdere nulla. Wow, per un pelo. Ok. Ah, tra l'altro, caro cacciatore, scusami una cosa, ma ce la faccio, eh. Oh, ma creatura passiva racchiude un nucleo aggressivo ed esplosivo. Ancora 10 vuole che io mi sconfigga. Ecco, infatti, se riesco ad avere un buon timing non mi fa danno. Che timing è questione di positioning, ma insomma.
Ecco, ok, perfetto. Mi dispiace perché quelli non sono così tanto fastidiosi in realtà e sono messi anche in punti evitabili, ma un po' li devo ammazzare per il diario del capitano, no, del cacciatore. Fanculo. Sono molto intelligenti quegli affari, forse sono a ricerca. Questo è proprio messo in punto del mega. Ma sono più furbo io. Yes. Yes, I am. Dove devo andare? Beh, di qua per forza, se non voglio riscendere. Vedi, sì, sono decisamente un po' a ricerca questi affari, maledetti. Anche più di un po'. No! Ho panicato tantissimo. Ma me la sono cavata in qualche modo. Quello, se l'avessi ammazzato, sarebbe stato un disastro. A meno che io non faccia... Esatto, proprio così. No. Non tiriamo troppo la corda. Che c'è? Che è successo? Ho consumato il coso ma non ho recuperato vita. O è un bug o è voluto, ma... Perché non ho premuto abbastanza a fondo? Che cavolata! Chi mi fa sti versi? Merda! Qualcuno che fa versi ma non so chi. Di qua non posso andare. Peccato. Quindi la strada iniziale era quella giusta. In poche parole. Lol. Vabbè, pace. Allora torniamo verso il basso e andiamo dalla cosa fungina. Comunque ci si muove molto velocemente nella mappa di gioco, che è una cosa che apprezzo. Allora era di qua. Poi qua. Caverne funginens. Fanzulots. Scendi un po'. Ok, va bene anche così. No, piccolino, guardalo. Cioè, piccolino non era, ma insomma. Voi siete innocui? Così pare. Andiamo con ordine, procediamo con ordine. Ma è il cartografo forse quello che fa così? Sì, perché vedi ci sono i cosi. Giusto, è vero che mi segnala il gioco dove sta. Quindi dove stavo andando prima per trovare la mappa era corretto, ma non posso passare le zone, le barriere nere. Scusate.
mio piccolo amico, mi hai trovato al momento giusto. Ho appena finito di cartografare queste caverne nocive. Ci sono dei tipi molto territoriali che abitano quest'area. Ti consiglio di evitarli, se possibile. Se possibile, più in basso delle strane creature magre mi hanno spaventato a morte. Hanno l'aria di essere intelligenti. Da giovane mi sarei avventurato nelle loro caverne, ma temo che con il mio fisico attuale non potrei fuggire se diventassero aggressive. Cazzpita! Vedi a depositare i soldi. Vorrei potertela regalare, ma non penso mia moglie sarebbe contenta se lo facessi. Come si dice, tutto il nostro cibo è fatto di geo. È un modo per dire che solo i geo comprano il cibo? Come funziona? Ah, bello, bello, bello. Allora, 75. Vediamo di procurarceli. Senza scendere troppo in profondità. Bella sta cosa dei funghi, mi piace. Sessantotto, dai. Oddio. Questi due geo si sono salvati per pochissimo. Come fa? Ok. Wow, che combo di attacchi ho dovuto intavolare per prenderlo. Andiamo di qua. Vai, vai, sì, sì, sì. Perfetto. C'è un cattivo odore in queste caverne. Per me è un puzzo insopportabile. La mia proboscide è molto sensibile, mentre tu non sembri dotato di alcun organo olfattivo. Non riesci a sentire nessun odore. Questa è una... è una giusta osservazione, in effetti. Forse non è solo di design che sono così, ma... effettivamente non posso sentire gli odori anche, tra le altre cose. Probabilmente non posso neanche parlare, che è il motivo per cui siamo così silenziosi. Però... attenzione. Attenzione. Devo fare il giro lunghissimo, non lungo, lunghissimo. Va bene. Pace. Mai stato un problema. Mamma mia, che bello muoversi così velocemente tra un posto e l'altro, perché sai il posto e sai come muoverti. Anche a livello proprio di input solo. Ok, quelli grossi non respawnano, per fortuna. C'è una roba sopra di noi. Però non possiamo raggiungerla in questo momento. Ti esplodi? No. Da sopra sei un po' fregata, piccoletta. Errore. Bene, comunque ok. I suoni sono meravigliosi, non mi stuferò mai di dirlo. Ehi. Ma come viene in mente di fare cose che fanno due di danno? Thank you.
Cavolo, 2 di danno così early in the game è un po' brutto, eh. Allora, sono abbastanza vicino comunque alla stazione, penso di poterci provare ugualmente. Poi diventa tutto più scuro quando sei in procinto di morire, questa cosa non mi piace. Ok, qua dovevo solamente spicciarmi, non fare altro. Sigillo di nido sacro, comunque. Caverne fungine. Ah, è un altro di questi. Non so che ci faccio con i sigilli. Forse è un consumabile, un oggetto che si può raccogliere. Forse ci devo fare... cioè devo venderlo, non lo so, c'è un NPC che li vuole, che li compra. Come ci arrivo là sotto io? Ah, ma qua non sono rocce questi, ma sono funghi, tra l'altro. Che cosa carina. Tra l'altro quegli interruttori sono diversi da quelli trovati in precedenza, sono più simili a Hornet, mi verrebbe da dire. Che strano. Qui tocca fare così per forza. Ma ora? Non posso proseguire oltre. No, perché la leva sta là. Come faccio? Bloccato? No, dai. Ah no, aspetta, c'è questo percorso di qua. Tua madre. La grande signora. Maledetto. No, wow, te lo dico. Vaffanculo, te lo dico io. Beccati questo. Testina di rapa. Spero che quei funghetti non facciano male, ma servano solo per accumulare anime quando ne hai un disperato bisogno. Comunque muoiono in 4 colpi, questo me lo devo ricordare. Ok. Qua c'è una leva. Sì. Vabbè, e intanto c'è un piccolo shortcut sbloccato, che male non fa. Boss? Doppio boss? Ma cazzo! Grazie. Determinazione, bitch. Determinazione.
incavo per amuleto. Molto, molto, molto buono. Ah, giusto, devo essere a una panchina. Che mi darai ora perché ho preso l'incavo? No. Uno poteva sperarci. Allora, queste cose non mi ricordo mai cosa vogliono dire. Ascolta. Comunque l'onda energetica lì sembra fare 3 di danno, può essere? Vale come 3 colpi? Bim, bim, bim. Dove sto andando? Una panchina, per favore. Mi sembra di aver fatto molta strada. E là. E là. Ok. Affanculo, lo sapevo. Perché il gioco ti dà sempre 2 strade, tra l'altro, per fare le cose, una più complessa, una più facile. Ok. Uno solo è fattibile. Anche se sono piuttosto duri a morire. Area segreta, mini segreta. Noi ricordiamo l'antico. Beh, buon per voi. Ci metto qua perché è un punto di interesse. Per me. Così mi ricordo che qua ho una roba lasciata in sospeso. Non so se ne avevo altri lasciati in sospeso che non ho segnato, ma insomma. In qualche modo faremo, eh. Lo sapevo io. Ciao! Ah, scusa. Ah, i piccoli passettini d'una creatura. Sembri un avventuriero, come me, Tela. Sei in cerca di luoghi pericolosi? Beh, sei sulla buona strada. Una bestiola dal collo lungo mi ha parlato di una tribù un po' più in basso. Me ne ha parlato anche a me, mi sa. Dice che sono dei tipi bellicosi e io non vedo l'ora di battermi sul serio. Resta vigile, mio avventuroso amico. Resta in vita, così potremo incontrarci di nuovo lungo il cammino. Va bene. Ci avviciniamo alla fine del dungeon e probabilmente qua c'è il boss. Perché c'è un disegno importante qui sulla mappa dei cactus, sembrano tipo... God. E solitamente quando c'è un disegno abbastanza importante sulla mappa, ora questo in realtà è più piccolo di quegli altri, ma quando c'è un disegno importante sulla mappa c'è un boss. Fino ad ora almeno mi sembra sia successo un paio di volte, quindi... Anche ti immagini, dovevi fare un boss mentre salti sui funghi tutto il tempo, impossibile. Ok, scorciatoia. I guess. Fine by me. Vaffanculo. Ehi! O te? Ciao, eh? Ciao, Hornet. Ciao. Ora ti inseguo, non ti preoccupare. Fanculo.
Ok. Queste devo ancora capire perché ogni tanto me le mettono. Questo non fa nulla. Andiamo da Ornette. Che se ne va. Perfetto. Qui termina la via del pellegrino. Il cuore di Nido Sacro si apre davanti a voi. Proseguite per condividere la sua gloria. Già, è vero, l'avevamo letto qualche episodio fa. Che c'era questa via del pellegrino. Però non ci possiamo andare. Perché qua chiaramente muoio. Cioè, non posso. Mi serve un'altra abilità prima. Che troverò da un'altra parte. Tutto così il gioco. Per andare qua, devo andare di là. Per andare di su, devo andare di giù. Per scendere, devo salire. Soldi, 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 soldi. Mi spiace. Non esiste un universo in cui tu vinci e io perdo. Sorry. Qua scorciatoia, vero? Perché dovrei fare... What? E là. Genocide run. Chissà se si può fare questo gioco pacifist. Oh, madonna. Ciao. Ecco qua, sei libero. Non c'è bisogno che mi ringrazi. Solo dovere, caro. Niente più che dovere. Ma dove sto andando? Ah, ok. Tutto qua? Cioè, non voglio sputare sopra i geo che ho trovato, ma... Ok. Scorciatoia sì o no? Sì. Ok. Perfetto. Non era questa quella della maschera, però, vero? No, era da un'altra parte. Se io non trovo una panchina è un problema. Come la trovo ve lo dico, devo staccare. Se non la trovo entro 5 minuti è un grosso problema. Non so se puoi interrompere una sessione uscendo dal gioco e basta, e poi ti fa ricominciare da dove ti eri interrotto. O se hai bisogno necessariamente di una panchina. Fanculo. Mantide religiosa di merda. Oh! Lì secondo me serviva il Perry comunque. Sempre che non me lo sia inventato. Devo ancora capirla sta cosa, non l'ho sperimentata. Me la sono inventata? Ero sicuro di averla vista l'altra volta. Eppure non riesco a farla. O è molto precisa, o non esiste. Senti, endurance test e via. Whatever works. No, ma che fai? Gli andanti in cerca di morte, benvenuti. Ma vaffanculo, cioè, letteralmente. Che i nostri artigli possano darvi una fine rapida. Ah, siete voi gli stronzi di cui parlavano su. Ok. Io voglio solo una panchina.
culo. Ecco, pure sprecato energia lì. Anime. Please. Non ho più tempo, please. Niente, questi per ora non riesco a farli se non in questo modo becero. Oh, panchina, panchina, mia, dov'è? No, rompi poco il cazzo. Grazie. No! Sta pisciando addosso, che sta facendo? Ti prego, ti pago. Maestro dello scatto. All'aspetto di un eccentrico insetto noto solo come il maestro dello scatto, permette a chi lo indossa di scattare più frequentemente anche verso il basso, perfetto per chi vuole spostarsi il più rapidamente possibile. Ok. Sì, però io una cosa volevo, no? Cioè, e guarda in che stato sono. Mi avevano promesso che era qua la panchina. Oh. Basta. Oh mamma mia, che ansia. Mamma mia, che ansia. Ok, ce l'ho fatta. Vabbè, basta. Fammi vedere giusto la mappa. Ok. Che mi fanno fare questo? Questi? Allora, facciamo che tolgo questo e metto lui. E questo. Vai. Va bene, raga. Scusatemi per la fretta finale, ma purtroppo devo veramente andare. Qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo nella prossima parte. Peace.